Nella vita mi hanno sempre detto che bisogna prevalere, farsi rispettare, abbandonando ogni forma di gentilezza e cercando rispetto con maniere forti. Io mi ricordo di quel ragazzo sempre da solo che non parlava, dopo la scuola tornava a casa e si allenava, tra compiti e studio qualcosa combinava, ma nella sua vita solo il calcio contava. Ricordo quando iniziò a farsi strada, era il più forte, la fama dalla testa, firmò il suo compagno, ma come dargli torto, la mala sorte, capito a quel ragazzo ingenuo, dopo del bagno. Continuiamo a parlare, si infittisce la trama, fa il grosso solo per arrancare un po' di fama, ma è ignoranza. Non ci pensava, peccato per lo sfortunato che ci cascava. E visto dagli occhi di chi accusa e non riceve, non c'è niente di male, magari si ricrede. Lo sport è di tutti, ma c'è chi non crede che la società è una squadra che rende bene. Invia tutti una violenza esplicita senza conseguenze. L'era digitale ti prosciuga ed annebbia la mente. C'è chi giustifica la cosa dicendo che sono latenza. A mio parere non osserva la lente. E ora c'è un cuore spezzato. Se mostri l'altra guancia vieni fregato. Non sai quante volte io ci ho pensato. Sono fatto e sono stato bullizzato. Hai fatto il video? Guarda. Sì, condividilo subito, dai. Sì. Andiamo. Matte, cos'è questa? Mi ha fatto via, questa cosa, che schifo. Vai a sedere e aspettami qui. Questa è tua, vero? L'avevi lasciata negli spogliatoi, ma per fortuna Matteo l'ha ritrovata. Fra due giorni c'è la finale. E sono sicuro che farete giocare Matteo, vero? Vero? Bene, chi te ci acconsente. Ragazzi, forza! Entrate che iniziamo. Forza! Buongiorno. Oggi ragazzi vi spiegherò come progettare graficamente un sito web. Un sito web innanzitutto è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura di documenti che richiede però un server. Dal punto di vista dell'organizzazione o struttura come la vogliamo chiamare e dei suoi contenuti e delle pagine che poi troveremo correlate. Che troverete appunto nella home page e la stessa tramite dei link, quindi sapete di cosa sto parlando. E le risorse di internet, si parla appunto di, propriamente di portale web, spesso inoltre il sito si accoppia ad un database sullo stesso web server. L'home page, di cui vi parlavo prima, il sito è la prima pagina che vedete quando appunto aprite un sito internet. Per esempio, nell'indirizzo www.w3c troverete la prima parte che è il radicale, chiamato così, o il nome di dominio, non so come lo conoscete. Poi c'è la seconda parte che sono le sottocartelle. Capitano, guarda che prima dicevo sul serio. Io lo so che sei il capitano e che sei te quello che prende le decisioni. Per Matteo sarebbe importante giocare anche un solo minuto in quella partita. Pensaci bene prima di prendere una decisione. Grande Matteo. Ciao, buongiorno professore. Buongiorno signora, buongiorno.
Matteo, si sta facendo tardi, vai a prendere la tua roba? Sì, ma io vorrei giocare a calcio, domani c'è la finale. Ma domani giochi di sicuro, Matteo, giochi di sicuro. Tanto non mi fanno giocare. No, signora, io... Professore, tranquillo, lo so che sarà difficile che Matteo possa giocare. Dire la verità, sono venuta per ringraziarla, perché sta facendo un ottimo lavoro con Matteo. No, signora, non mi deve assolutamente ringraziare. Per noi non è così scontato questo. Matteo lo vedo tranquillo, sereno, e questo è meraviglioso. L'abbiamo portato in questa scuola perché nella precedente è stato maltrattato da alcuni dei suoi compagni di classe. Ah, non lo sapevo. Ma la cosa più brutta è stata l'indifferenza degli altri compagni di classe e purtroppo di alcuni professori. Signora, io le garantisco che qua, in questo istituto, questa cosa non succederà. La ringrazio. Di niente. Grazie. Oh sì, guarda che figo sto video. Che spettacolo, mandamelo, mandamelo. Manda subito. Oh Giova, io mi ho scordato il cellulare, non lo ritrovo. Vabbè, ma diciamo un attimo, fammi lo squillo. Oh my God. Squilla? Lascia dentro lo spogliatoio. Arrivo. Vai. So che non è importante essere escluso, ho il viso chiuso, bevo e mi illudo che intorno mi vogliano bene, ma sono chiuso in una gabbia. Mamma mia, siete proprio dei bastardi. Il più stronzo di tutti è Alessio. Sono stato sfruttato, la cattiveria al volto me l'ha cambiato. Oh ragazzi, c'è Matteo. Vuole cambiare il passato. Che figura di merda. Il posto di un errore mancato, un colpo al cuore. Alessio? Questo è tuo? Sì. Ciao Alessio. Ciao. Sei bravo con i piedi, ma con le mani? Perché? Che vuoi fare? Mi vuoi menare? No. Dai, menami! No, uno contro uno, io e te. Andiamo. Allora, capitano, come ci si sente, Allora, io ho tutto. Sono il capitano della squadra di calcio. Non me ne frega niente se non so giocare a pallacanestro, va bene? Io ho tutto. Chiaro? Lo sport è di tutti. Tu sei il capitano. Ma quella fascia si ottiene col rispetto, non con la prepotenza. Andiamo, un vero capitano. Attacco, punta, attacco, punta, attacco, punta. Vinciamo! Sono della finale, non dobbiamo mollare, non possiamo pareggiare, ci tocca improvvisare. Non ti prego non farla entrare, così non sappiamo cosa fare. Capitano non ci lasciare. 1, 2, 3. Da leader sarei un capo severo, ma ti lascerei libero. Sarei un condottiero, non quello che ti pesta nel titolo. Se ci metto il cuore, voi mi seguirete, non sono ridicolo. Un vero capitano dà spazio a chi si impegna davvero. Dicono! Oh, ma io voglio giocare. Mancano 2 minuti. Abbi fede, Matteo, abbi fede. Sì, ma questo mi fa giocare. Shhh.
qua. Quanto credi che tu sia diverso? Il mio cromosoma forse tu l'hai perso. Non punto ad essere diverso e complesso. Sono fuori dallo schema, fuori dal cerchio. Per anni non hai conosciuto il mio verso. Il pensiero non necessita buon senso. Tiro questa palla dritta al centro. Che vinco o perda, lì che io ce l'ho messo. Mamma sugli spalti grida il mio nome. Matteo! Occhi fissi sul pallone. Capitano senza nome, capitano cose nelle scuole. Matteo, ci siamo, tocca a te, vai, vai. Che c'è? Che sul cielo? Che cos'è? Vai Matteo, vai Matteo. È impazzito? Ma che cazzo fai, Ale? Mancano due minuti, perdiamo. Senti, ascolta, il capitano sono io, le decisioni. Ma che vuoi di passetto? Va un po'. Rispondiamo in corsi freddi, è sul cuore mano mole, l'informazione è in alti fori. Non importa che sbaglio non passa, siamo una squadra, la vittoria sarà nostra. Tira smarta, palla bassa, trova il buco e incastra là. Tacco punta, tacco punta, tacco punta. Punta, tacco punta, tacco punta, tacco. Tacco punta, tacco punta, tacco punta. Punta, tacco, vinciamo. Ehi, ehi, vai Matteo. Ehi, ehi, vai Matteo. Ehi, ehi, vai Matteo, vai Matteo. La nostra, anzi, la vittoria è nostra, parte, fallo, forza, avanti, la parte nostra, avanti, la parte nostra, avanti, la parte nostra, rispondiamo ai corsi freddi, e sul giorno morti, l'informazione è in alti fogli, vediamo come è iniziata, la palla è entrata, la tesa è finita, la coppa tra le dita, ehi, 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 ma che c'è? Vai Matteo! Vai Matteo, vai Matteo! Nella vita mi hanno sempre detto che bisogna prevalere, farsi rispettare, abbandonando ogni forma di gentilezza e cercando rispetto con maniere forti. Io mi ricordo di quel ragazzo sempre da solo che non parlava, dopo la scuola tornava a casa e si allenava, tra compiti e studio qualcosa combinava, ma nella sua vita solo il calcio contava. Ricordo quando iniziò a farsi strada, era il più forte, la fama dalla testa, filmò il suo compagno, ma come dargli torto, la mala sorte, capito a quel ragazzo ingenuo, dopo del bagno. Continuiamo a parlare, si infittisce la trama, fa il grosso solo per arrancare un po' di fama, ma è ignoranza. Non ci pensava, peccato per lo sfortunato che ci cascava. E visto dagli occhi di chi accusa e non riceve, non c'è niente di male, magari si ricrede. Lo sport è di tutti, ma c'è chi non crede che la società è una squadra che rende bene. Invia tutti una violenza esplicita senza conseguenze. L'era digitale ti prosciuga ed ennebbia la mente. C'è chi giustifica la cosa dicendo che sono latenza. A mio parere non osservano la lente. La lente, c'è un cuore spezzato. Se mostri l'altra guancia vieni fregato. Non sai quante volte io ci ho pensato sul fatto che sono stato bullizzato. La strada giusta non è la strada facile, ma è facile sbagliare strada. La strada giusta non è la strada facile, comunque vada, non cambio strada. La strada giusta non è la strada facile. A questo punto qual è la strada? La strada giusta non è la strada facile. Facile, facile, facile.